Antonio Mezzancella e abbiamo collegato con noi uno dei grandi protagonisti di ieri, nonché anche amico di Monica Vitti, Massimo Ranieri. Questo è l'applauso che faccio. Questa è per la mia amica. Io ho avuto il privilegio di conoscerla bene, abbastanza bene, insomma 40 anni di amicizia, di conoscenza, e vi posso garantire che non si può immaginare la bellezza di quella donna, interiore ed esteriore, ovviamente. Grandissima simpatia, grande umanità, e io l'ho frequentata per molto tempo perché all'epoca, nell'83, facevo uno spettacolo che si chiamava Barnum, e lei cenava con il suo all'epoca compagno, nonché poi marito, Roberto Russo, che saluto affettuosamente, con dolore ovviamente, e loro mangiavano e mi aspettavano con un piatto da parte. Io, finito lo spettacolo, andavo a casa sua a Collina Fleming, quando abitava lì, e cioè, lei amava giocare a Jim Rani. E si giocava, sì, 100 lire, 200 lire, alla fine chi vinceva alle 4, 5 del mattino aveva vinto 3.000 lire, 5.000 lire, ecco, proprio il gusto di stare insieme, proprio di il rapporto sempre questo affettuoso, di stare insieme, scambiarsi idee, parlare, lei chiedeva sempre come è andato lo spettacolo, l'ho visto, Massimo, come hai fatto, il circo, le cose e quant'altro. Comunque è stato un privilegio, un onore averla conosciuta, averci avuto a che fare, proprio mangiare io qua e lei a me, meravigliosa. Grazie per tutto quello che ci ha lasciato, l'umanità, la bellezza è la tua. E stai con noi, sta con noi, sta in mezzo a noi sempre comunque. Anche perché ha aiutato anche noi donne a essere noi stesse, non so, mi sembra come se abbia dato il testimone ad ognuno di noi, ad ognuna di noi, e in quella che io credo fosse davvero un connubio quasi unico, no? Tra intelligenza, ironia, fragilità, nevrosi, tra virgolette, ovviamente Antonioni, no? Michelangelo Antonioni, film dell'incomunicabilità, certo, Deserto Rosso, certo, però certo. Anche la commedia. Vi vediamo insieme, Ranieri Vitti, una clip strepitosa, archivirai. Sono molto onorato di essere qui davanti a te, davanti a una bellissima donna e una grandissima attrice. No, io ti ringrazio per avermi invitato, grazie. Grazie a te, noi siamo molto amici. Voi dovete sapere che noi passiamo delle serate insieme a ridere, a scherzare, a cantare come fanno tutti, solo che quando canta lui è una bellezza, quando canto io. No, non è vero, non è vero. Anzi, a me la tua voce mi ha sempre affascinato e continua ad affascinare. Parlamma, perché si ragionamma, chi sti fatti ci spiegamma. Chi sti fatti ci spiegamma.